La fragilità capillare è un problema molto diffuso, specie nella popolazione femminile e in quella anziana. Come risolverla? Ecco, ne parliamo con il professor Luigi Valdenassi, presidente di SIOT Nazionale, Società Scientifica di Ossigeno Ozonoterapia. Benvenuto, professore. Salve a tutti. Professore, iniziamo con lo spiegare un po' a chi ci ascolta da casa in cosa consiste il problema della fragilità capillare. Sì, intanto che cosa sono i capillari? Sono le diramazioni più piccole a carico del sistema vascolare, in particolare venoso, e diciamo che vanno incontro, specialmente nel sesso femminile, ma anche maschile qualche volta, a delle dilatazioni che hanno soltanto un aspetto, diciamo, non sono una vera e propria patologia, possono essere il segnale di patologie maggiori, ma per lo più sono soltanto un problema estetico, anziché il vero nome capillare, sono teleangiectasie. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è questa dilatazione della parete venosa che per qualche motivo tende proprio allo sfiancamento e un po' il sistema in piccolo, in molto piccolo, delle varici. Allora le varici avvengono, sono delle dilatazioni vere e proprie a carico dei vasi maggiori, delle vene più importanti. E in questo caso invece abbiamo queste dilatazioni a carico di questi piccolissimi vasellini che possono disturbare. E poi, appunto, ripeto, in qualche caso possono essere anche segnali di patologie più importanti, ma nella stragrande maggioranza hanno questa valenza puramente, prettamente, diciamo, di valore estetico. E pertanto, Certo. specie con l'avvento della stagione primavera-estate, magari saltano di più gli occhi, insomma. Certo. Ci si preoccupa un pochino, ecco, come Sì. eliminarle. Ecco, appunto, come si usa l'ossigeno ozonoterapia in questo caso? L'ossigeno ozonoterapia è una terapia veramente indicata per questo tipo di problema. Perché? Intanto, in cosa consiste? Consiste nell'impiegare una miscela gassosa che deriva dall'ossigeno, ma ovviamente non è più ossigeno, è ozono e ossigeno. E si ricava da degli appositi generatori e si impiega, diciamo, nel modo più semplice, un approccio diretto mediante un piccolissimo ago e una siringhina, quindi una cosa molto molto delicata. Con l'ago si infila, diciamo, questo ago nel capillare seguendo il decorso del flusso venoso. Il medico, diciamo, è bravo in questo perché esistono dei corsi preparatori per applicare l'ozonoterapia, quindi questo è, diciamo, non è un problema. E in piccolissime quantità si va a iniettare questa miscela proprio nel capillare. Viene poi tamponata con apposito sistema semplicissimo, cotone, che viene poi fissato per evitare il riflusso del sangue verso il capillare trattato, che a questo punto diventerà un'area più chiara. Spariscono letteralmente in gran parte dei casi, in quelli maggiori che sono più ostici, vuoi per volume, vuoi per una condizione specifica del paziente che magari ha un sistema così, un sistema vascolare un pochino appesantito e congesto, e allora si può anche ritrattare la volta successiva.
Diciamo, l'aspetto positivo di questo tipo di terapia è anche rappresentato dal fatto che non può andare incontro a problemi, non so, di ipercromatosi, come invece purtroppo avviene in determinati, con determinati altri tipi di terapie. E quindi questo lascia spazio all'intervento medico in prima istanza, dicevamo, con un ottimo risultato di scomparsa completa di questa, diciamo, di questa immagine poco estetica, e poi, appunto, se per caso ci fosse il problema maggiore, si può ritrattare senza nessuna difficoltà. Senta, professore, in quali parti del corpo, sempre parlando di capillari, può essere utilizzata l'ozono, ossigenoterapia? Allora, sì, parlando di capillari o telangiectasie, le aree maggiormente colpite, le più frequentemente colpite, sono agli arti inferiori. Infatti, proprio in questa stagione, dicevamo, adesso verrà il sole, si spera, l'estate, allora tante persone, soprattutto giovani donne, ma donne di tutte le età, insomma, diciamo, magari pensano ad un ritocco di questo problema, e si va nelle zone più esposte, quindi a livello della gamba vera e propria, quindi sotto il ginocchio, ma anche sopra, a livello della parte laterale delle cosce, e poi diciamo Professore, a volte soprattutto gli ci sono anche i arti inferiori. capillari nel naso, ecco. Secondo lei Sì, lì si può sì, sì. intervenire? Allora, questo è già un campo più selettivo, più specifico. Se sono, diciamo, se presentano una vascolarizzazione adeguata, si possono trattare. Se c'è un fatto estremamente congesto, magari no, è meglio anche soprassedere. Adesso io mi riferisco magari a dei casi un po' macroscopici, però se sono quelle piccole, diciamo, quelle piccole telangiectasie ai lati anche del volto, perché anche a livello degli zigomi, si parla di couperosi, un termine così un pochino più Certo. estetico, e si possono trattare benissimo. Ecco. Senta, controindicazioni non ce ne sono in assoluto per nessuno, per nessuna età anche? Ma no, direi, ecco, l'aspetto proprio interessante a carico di questa metodica terapeutica è che se è correttamente eseguita, e quindi io sottolineo proprio correttamente eseguita, quindi in aderenza ai protocolli della SIOT, in fondo la SIOT è la società scientifica che si occupa dell'aspetto della ricerca clinica, dell'applicazione clinica, della didattica. Insomma, le società scientifiche in Italia hanno uno statuto particolare per cui si occupano di queste cose, quindi anche di che cosa? Dei protocolli clinici e delle linee guida che vengono poi trasferiti ai medici che vogliono apprendere queste metodiche in generale. Quindi le nostre linee guida, se seguite nel modo opportuno, veramente possono dare ampia, ampia sicurezza nella pratica. Professore, bisogna sottoporsi a degli esami prima di iniziare un trattamento di ozono o ossigenoterapia? No, diciamo che è importante che il medico svolga una visita iniziale accurata, secondo il metodo più tradizionale ma anche più preciso possibile, chiedendo, appunto, facendo un'anamnesi remota, familiare e prossima. Questo per tutti, perché anche se è un problema estetico non possiamo passarlo in secondo piano, per cui ci vuole una correttezza assoluta, e sulla base delle indicazioni
che il paziente ci dà, delle risposte che ci dà a queste domande, possiamo assolutamente, procedere alla terapia. Senta, professore, gli effetti naturalmente sono effetti molto più ampi perché comunque si ripercuotono su tutto l'organismo. Ecco, quali sono gli effetti benefici di questa terapia? Ecco, questo è importante, è una bella domanda perché permette di andare a parlare di quello che succede a latere e anche in maniera più profonda, per cui va bene l'intervento sul capillare, sulla teleangiectasia, ma anche prendiamo in esame gli arti inferiori che presentano una insufficienza venosa abbastanza pressante, corposa, quindi senso di gonfiore le gambe, edema, prurito. Ecco, anche semplicemente le microiniezioni di ozono nell'ambito dell'arto inferiore, a livello del polpaccio, della gamba e anche della coscia, ci permette che cosa? Permette un alleggerimento proprio della intera fase vascolare di ritorno, quindi quella venosa, un alleggerimento che dipende proprio dalle caratteristiche dell'ozono. L'ozono è un grande mezzo scientificamente comprovato oramai da migliaia di pubblicazioni inerenti a tutti i campi d'azione, e questo alleggerimento è legato ad una maggiore cessione e quindi una biodisponibilità maggiore dell'ossigeno ai tessuti, una cosa che abbiamo già ampiamente anche verificato e dimostrato. Abbiamo fatto alcune ricerche col Politecnico di Torino, noi come Università di Pavia, e ci hanno, diciamo, permesso, usando determinate strumentazioni, di valutare quanto sia importante la cessione dell'ossigeno ai tessuti, che avviene, e qui sottolineo, non solo nella terapia del capillare, delle teleangiectasie, ma anche in terapie sistemiche. E dove avviene questa cessione dell'ossigeno? Avviene a livello degli organi che ne hanno bisogno, quindi a livello encefalico, a livello muscolare, a livello cardiologico. L'ozono è un grande bioregolatore, è una metoda che si può applicare a diversi campi patologici, magari di patologie o disordini che sembrano diversi tra loro, ma sono caratterizzati da un comune denominatore che è l'infiammazione, e che è la difficoltà di ordine microcircolatorio. Quindi il campo è veramente, veramente molto ampio. Senta, professore, quanto deve durare un ciclo di cura per avere appunto dei risultati efficaci? Allora, parlando di capillari, è molto importante valutare com'è il terreno costitutivo del paziente. Quindi si valuta, come abbiamo detto, nella visita di ingaggio, nella visita di ingresso, oltre alla condizione clinica e all'anamnesi, si valuta proprio l'aspetto clinico, quindi si deve vedere, e da lì si ha un valore predittivo. Perché ci potrà essere una persona che ne ha pochissimi, un'altra che invece ha un'ampia diffusione, e allora a seconda delle situazioni si va da un minimo a un massimo di, diciamo, di sedute. Ecco, noi diciamo un ciclo potrebbe consistere più o meno in una decina di sedute. Ecco, perfetto professore, noi la ringraziamo per essere stato qui con noi oggi nostro ospite, salutiamo il professore Luigi Valdenassi, presidente di SIOT Nazionale, Società Scientifica di Ossigeno Ozonoterapia. Grazie professore. Grazie, grazie ancora. Grazie.